siamo con i paradisi artificiali qui alla Sala Vittorio Arrigoni nella serata organizzata da Le Flaner. Allora, paradisi artificiali, come mai in questa serata? Naturalmente grazie all'invito di Le Flaner, cosa ne pensate? No, faccio la domanda prima a te. Beh, una bella serata sicuramente, per una nobile causa. Voi siete qui per la Sala Vittorio Arrigoni, per Le Flaner, ma ecco, i paradisi artificiali dove nascono? La vostra musica? Siamo un gruppo di Roma, veniamo un po' da tutte e tre da posti diversi. I paradisi artificiali da dove arrivano? I paradisi artificiali arrivano da un'opera di Baudelaire, se questa è la tua domanda, che Gianluca è colui che ha dato il nome a tutto. Io sono, in realtà sono entrato dopo. E già si chiamano paradisi artificiali e niente, così Gianluca ha dato il nome al tutto. Marco e Gianluca già suonavano insieme da un po' di tempo, io sono andato a sentire poi a vari live, il batterista poi non ha potuto più suonare con loro, il batterista, e poi praticamente sono entrato io, che ci siamo conosciuti all'università e niente, questa è tutta la storia riassunta in 5 secondi. Allora, visto che i tuoi colleghi hanno insistito per farti parlare, ti facciamo parlare. Nasciamo nel 2009 e stasera qui per Le Flaner abbiamo suonato in una veste che non ci appartiene, in veste acustica, proprio per le particolari condizioni in cui siamo esibiti, per il teatro e anche per fare una cosa un po' più ricercata. Infatti abbiamo suonato insieme a un ragazzo esterno che suona il violoncello. Solitamente noi siamo una band garage rock e suoniamo in tutt'altri contesti, insomma. Questa era una serata un po' d'eccezione. La prossima data in cui suoneremo sarà tra una settimana, il 4 novembre, al Muzak di Testaccio. Quindi per chiunque voglia venire a sentire quali sono i veri paradisi artificiali, consigliamo appunto di venire a questa serata. Per quanto riguarda poi il futuro, dopo la data del 4 novembre ci fermeremo per un po', perché entreremo in studio di registrazione per registrare il primo album. Per quando è prevista l'uscita? Diciamo, andiamo a primavera, estate? Speriamo di farlo uscire poco prima dell'estate.